compagna Chiara Carattù di Sinistra Anticapitalista. Poi il partito del CARC, che è un'altra compagna che interviene. E io qui ormai i fogli in 40.000 posti. Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, io farò un intervento in cui in parte riprenderò delle cose che sono state già sottolineate e dette stamattina. Allora, pochi giorni fa è uscito uno studio dell'Istat che ci dice che i dati di percezione della discriminazione e della violenza di genere viste dagli uomini ci dicono che il 23,9 di loro pensano che se una donna viene stuprata è per come è vestita, il 39,3 addirittura pensa che una donna è in grado di sottrarsi alla violenza in qualsiasi momento, e il 15,1 pensa anche che se una donna viene stuprata sotto effetto dell'alcol o sotto l'effetto di stupefacenti, in parte se lo merita perché è corresponsabile di quella violenza. Questi dati ci dicono un pezzo della realtà che noi stiamo vivendo e un pezzo dell'imbarbarimento di questa società. Però non è solo questo, perché dall'altro lato in realtà noi vediamo che da qualche anno a questa parte c'è un movimento femminista forte che riempie le piazze, che avanza, che a fasi alterne ritorna a mobilitare, e lo stiamo rivedendo ancora in questi giorni. Se non ve li siete visti, andatevi a vedere i video dei flash mob su un violador en tu camino lanciata dalle femministe cilene, e vedete la forza che le donne hanno ogni giorno di lottare anche in maniera diversa contro la violenza di genere, che viene, loro lo dicono in questo video, che viene perpetrata non soltanto dall'uomo ma è anche lo Stato che è violento, e anche presentano delle forme molto avanzate di rivendicazione. Lo fanno con un balletto, con un flash mob, che sono cose alle quali noi in genere non siamo abituate, ma questa cosa qui verrà replicata nei prossimi giorni in molte piazze italiane. E questo movimento qui è in controtendenza, ancora più da tenere in considerazione, perché è in controtendenza in una fase in cui, in particolarmente in Europa, assistiamo ad un arretramento generalizzato del movimento operaio, che ha subito, come ci stiamo dicendo, una sconfitta storica importante, e soprattutto è un movimento che mette in campo un aspetto che è importante per quello che vogliamo fare oggi in questo teatro, cioè un movimento che lotta dal punto di vista internazionalista, dal punto di vista del movimento internazionale, contro ogni forma di nazionalismo e contro ogni forma di nazionalismo. Quindi questo movimento poi parte dalla violenza, ma è stato capace nel corso di questi anni di innescare anche delle contestazioni sociali più generali, cioè di partire dalla violenza e di allargare gli obiettivi di lotta. Pensate solo alle manifestazioni enormi che ci sono state negli Stati Uniti quando è stato eletto Trump, alle manifestazioni enormi contro Bolsonaro, o alle manifestazioni che ci sono state in Argentina, che sono partite sempre contro la violenza di genere, ma che si sono allargate anche su altri piani. Quindi la dimensione femminista, della lotta femminista, non ha soltanto la dimensione della violenza solo contro la violenza di genere nel suo sottofondo, ma è molto spesso una lotta che poi viene portata concretamente anche nei luoghi di lavoro. E per quello che io concordo molto, soprattutto con quelle compagne che hanno teso a sottolineare in questa assemblea, che ci sono le lavoratrici, e che le lavoratrici non sono soltanto, cioè che le donne non devono essere considerate lavoratrici soltanto perché lavorano magari nel settore produttivo, ma va anche ripreso un altro aspetto, che è quello della riproduzione sociale. Sulle donne sono oppresse due volte, non soltanto perché lavorano sui luoghi di lavoro come tanti maschi, ma perché poi alla fine sul loro pesa anche la riproduzione sociale, ossia il mantenimento, la cura, la crescita di tutti coloro che poi devono mantenere questo sistema economico. È per questo che io penso che la lotta non debba essere solo una lotta contro il capitalismo, ma debba essere anche una lotta più ampia contro il patriarcato, altrimenti non ce ne facciamo niente. È per questo che io credo che da questa assemblea dovremmo partire anche da quest'ottica qua, cioè mettere insieme i due piani, cioè il piano della lotta contro il capitalismo e il piano della lotta contro il patriarcato. E io credo che questi movimenti siano anche un esempio
per il lavoro che vogliamo fare nei prossimi mesi e che insomma è per il motivo per cui ci troviamo qui questa mattina in questa bella assemblea numerosa e molto partecipata. Cioè il movimento delle donne alla fine ha una caratteristica che, pur tra le mille difficoltà di riuscire alle volte ad organizzarsi tra gli alti e bassi, riesce a mettere insieme una molteplicità di movimenti che hanno forme, contesti diversi livelli di oppressione, però riescono nei momenti di alta mobilitazione a lottare tutte insieme, tutte unite per un unico obiettivo e a mettere in campo anche obiettivi molto molto radicali, anche se alle volte magari non si usano le parole alle quali noi siamo di solito abituati. E guardate che anche lottare contro la violenza di genere non è lottare per un obiettivo, diciamo, di tipo etico. Le donne muoiono per dire di no, quindi potete vederla come volete, ma nelle lotte femministe vanno appoggiate, vanno sostenute e dobbiamo farne parte, perché come la vedete quelle sono donne che dicono no alla violenza, dicono no allo sfruttamento, dicono no al razzismo e dicono no alla guerra, perché in molte parti del mondo le donne si mobilitano anche contro la guerra e molto spesso sono anche alla testa di movimenti sociali ampi. Perché è necessario inserire un'ottica di genere forte all'interno delle nostre rivendicazioni? Perché in genere il taglio dei diritti per le donne si accompagna anche ad un arretramento del piano, chiamiamolo, del piano culturale, perché molto spesso alle donne vengono tagliate i diritti, però poi quando si cerca di metterci la pezza vengono guardate soltanto perché sono madri, altrimenti non ci spieghiamo perché Landini abbia potuto rivendicare l'abbassamento della pensione per le donne soltanto sulla base di numero di figli che si fanno, e quelle che non hanno figli? Cioè non si può essere considerate sempre solo perché madri. Non ci spieghiamo altrimenti perché il nuovo finto governo non abbia abolito il pillon ma sia lì nel cassetto, e quindi c'è quel clima culturale dietro che fa sì che dica che le donne, che il lavoro delle donne è un lavoro accessorio e che le donne in qualche modo possono essere relegate in un angolo, e noi dobbiamo combattere tutto questo. Peraltro c'è solo un accenno, cioè la violenza, noi vediamo la violenza di genere, però la violenza poi si perpetra su tanti piani. Ultimamente ho letto uno studio che dice che per esempio è tantissimo aumentata la violenza ostetrica negli ospedali delle donne che partoriscono, e dove la maggior parte di loro dichiara di aver subito trattamenti sanitari non richiesti o non voluti o non è stata adeguatamente informata. Allora che cosa va chiesto? Secondo me ci sono due piani, secondo me, sui quali bisogna lottare uniti. Il primo, secondo me, è chiedere e rivendicare una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro. Però attenzione, la riduzione dell'orario di lavoro va rivendicata in modo che chi lavora tanto lavori meno e chi lavora poco lavori di più, e tra chi lavora poco sono soprattutto donne. E soprattutto va rifiutata la conciliazione, perché alla fine le donne sono quelle che devono conciliare casa e lavoro, e quindi va fatto in un'ottica di genere, in questo senso qui, che la riduzione dell'orario di lavoro non ci venga data in questo modo, così tu poi torni a casa e vai a lavare i piatti, ma che la riduzione dell'orario di lavoro sia una riduzione dell'orario di lavoro vera, di riappropriazione dei tempi di vita anche delle donne. Ultima cosa e chiudo il mio intervento: questa cosa qui funziona se però viene accompagnata da una rivendicazione forte di richiesta di un welfare universale e garantito per tutti e tutte, perché la riproduzione pesa sulle spalle delle donne, e quindi questo significa concretamente che praticamente bisogna lottare contro il welfare aziendale, per esempio, Eliana ce lo insegna, e che quindi vanno fatte le lotte contro la privatizzazione, che tutti
tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori che lavorano per le cooperative vanno internalizzati, perché quello è l'unico modo per poter dare loro una dignità sui posti di lavoro. Ultimissima cosa, perché me la sono segnata in ultimo nell'intervento che la stavo quasi dimenticando. Diciamo che siamo di fronte ad autunni tiepidi, purtroppo col cambiamento climatico forse dobbiamo abituarci a primavere calde. L'unico sciopero fino ad ora che si sa che si farà e che ci sarà è quello dell'8 marzo. Cioè, le donne ne discutono da giugno, stanno decidendo come farlo perché l'8 marzo cade di domenica, però noi non possiamo non essere in quella lotta, nell'unico sciopero che ci sarà in questi anni un po' strani che stiamo attraversando, in Italia. Non dobbiamo dare alibi a chi dice che i lavoratori e le lavoratrici non si mobilitano e che quindi per quel motivo lì non si convocano gli scioperi. Concretamente ognuno di noi deve essere sui luoghi di lavoro e fare in modo che quello sciopero venga convocato e costruito veramente. Grazie.